E se oggi c'è qualcuno che può aiutare a trovare una soluzione è perché c'è qualcuno che è in grado di dialogare. E mi ha molto colpito che si sia fatto riferimento al grande gesto da statista del mio predecessore di Mario Draghi per il fatto che c'era una foto in treno verso Kiev con Scholz e Macron. Guardi, mi è chiaro che per alcuni la politica estera sia stata banalmente farsi fare delle fotografie con Francia e Germania anche quando a casa non si portava niente. Io penso che la politica estera non sia fatta di fotografie, penso che l'Europa non sia a 3, penso che l'Europa sia a 27, penso che si debba riuscire a parlare con tutti i 27 membri dell'Unione Europea. Come io riesco a parlare con la Germania, con la Francia e pure con l'Ungheria, perché credo di fare bene così il mio mestiere.